Buonasera. Mettiamo che avete mangiato e state leggendo un giallo e siete arrivati nell'ultima riga per scoprire chi è l'assassino e tac, va via la luce. E allora, come possiamo fare? Vi spiego un piccolo trucco, perché se voi avete delle arachidi, voi potete prendere una arachide e poi tagliate un pezzettino piccolino, un po' lungo, e poi attaccate il pezzettino con un po' della molliccia del pane, no? Di tenerlo fermo e poi mettete su un piattino e allora l'arachide contiene olio, l'olio di arachidi, no? E quindi brucia come piccola candela e voi potete fare piccola illuminazione di olio di arachidi per leggere vostro libro giallo e dura qualche minuto e anche se dovete fare candeline di torta di compleanno potete mettere 10, 20, 40, 60 arachidi per fare torta di compleanno. Ma facciamo finta che voi avete elettricità, ma si rompe lampadina e state leggendo il libro, e come si fa allora? Allora vi spiego altro trucco, perché se voi state per esempio mangiando, allora potete prendere un Gewürzgurken citriolo, normale citriolo con aceto, no? E dovete fare un piccolo sostegno con due fili elettrici che vanno poi nella corrente, no? E attenzione, attenzione, qui i fili scoperti sono molto pericolosi, e quindi dovete stare molto attenti. Allora fissate il citriolo nei due spilli che avete preparato e poi adesso io metto i miei occhiali perché è anche molto pericoloso. E allora adesso diamo corrente elettrica, attenzione, attenzione, 1, 2, tac, e vedete che il citriolo magnifico si illumina di grande luce, puzza un po' di cosa bruciata e questa è, spegniamo, spegniamo e spegniamo, spegniamo, ok, bene, è un po' di verdura alla griglia, ma avete visto che si illumina di luce gialla perché il sodio che è contenuto nel cloruro di sodio, che è il sale che fa luce gialla, viene eccitato di corrente elettrica e emette questa luce gialla. Adesso, se non avete citriolo, qui controllate che sia spento tutto, mi raccomando, potete anche usare altra verdura. Allora, per esempio, possiamo usare una cipollina, che abbiamo qui. Allora, la cipollina bisogna asciugare un pochino e poi si infila ancora anche cipollina nel spillo. E vediamo se è cipollina strana, lunga, deve essere, non so, non tedesca, insomma.
Va bene, allora adesso proviamo sempre occhiali perché Sicherheit. Allora, attenzione, pronti? Uno, due, tacchete. Vediamo, anche Cipollina funziona come cetriolo, grande luce gialla di sodio che illumina un po' meno il cetriolo, yeah. Ma molto bene. Ah, un po' di fumo, ma va bene, vapore, vapore, fa sempre bene. Ecco, e allora attenzione, questo esperimento è un po' pericoloso, ma facciamo finta ancora che va via corrente e voi non avete lampadina. Sì, so che voi avete lampadina, ma facciamo finta. Allora c'è altro metodo per fare luce e dovete fare questa volta un altro piccolo sostegno elettrico, che è ancora un coso con due fili che arrivano e vanno lì. E allora questa volta noi usiamo questa cosa qui che tutti hanno in casa, che sono le matite con mina di grafite, questa piccola mina sottile, no? Allora si mette mina sottile nel sostegno con pinzetta che stringe per avere il contatto elettrico e poi si chiude il coperchio e mettiamo occhiali di protezione. E adesso io attacco luce qui. Io ho fatto alimentazione con 12 volt con piccolo trasformatore. Allora, corrente passa nella grafite e scalda grafite per effetto Joule, yeah? E quindi grafite diventa incandescente e dovrebbe emettere luce. Vediamo, attacco luce. Vediamo se diventa incandescente. Sì, lentamente, rossa, diventa rossa, diventa rossa. Si sta scaldando sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Ecco che abbiamo ricreato come la lampadina di Edison con filamento di carbone, ma qui abbiamo l'atmosfera di aria e quindi carbone prima o poi brucerà completamente, ma sta diventando sempre più incandescente, come una supernova che esplode. Ah, supernova esplode, moriremo tutti.